Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente il video dei prodotti finiti di aprile. È aprile, giusto? Sì. Ormai ho perso il conto dei mesi, dei giorni. Non sono tantissime, però devo dire che mi sono data allo smaltimento. Allora, ho terminato le veline perla che avevo acquistato da Tigotà, credo. Mi sono piaciuti. Ho terminato anche un altro pacco di veline perla, anche questi mi sono piaciuti. Poi ho messo in utilizzo queste spugnette di Ebelin e Camomilla, devo dire che apprezza tantissimo. Quindi io le ho utilizzate una volta, poi sono diventate suoi, quindi devo andare a ricomprare. Ho terminato l'ultima saponetta profumata Origine Profumo di Talco, di Borotalco, mi trovo bene, è un'ottima saponetta, lava bene. Io la utilizzo per le ascelle, non mi dà nessun fastidio, toglie molto bene il deodorante, però preferisco le mie classiche Dove. Ho terminato due detergenti intimi, questo di Infasil Purity Sensazioni Naturali con l'estratto di camomilla. È un detergente carino, sono 200 ml di prodotto per una detersione quotidiana, è molto frequente perché è delicato, non irrita, deterge bene, insomma senza arte né parte. Ho terminato anche il suo fratellino Protezione Freschezza. Questo era con la calendula, 200 ml di prodotto. Anche questo mi è piaciuto, però ho preferito l'altro. Come efficacia sono paritarie, però proprio per gusto di profumazione mi è piaciuto l'altro. Poi ho terminato Listerine Cool Mint da una vita che ce l'ho sul lavandino. Finalmente pian pianino l'ho terminato. Io detesto Listerine, questo è il diavolo per me perché è veramente fortissimo. Però svolge bene il suo lavoro. Terminati anche Sensodyne Nourish Freschezza Naturale, mi è piaciuto molto molto molto, 75 ml di prodotto. Io con Sensodyne non ho un ottimo rapporto, però devo dire che queste della linea Nourish mi piacciono, detergono molto bene senza dar fastidio alla bocca, al cavo orale e mi trovo bene e soprattutto mi cura la sensibilità. Matteo ha terminato questo della Marvis, che secondo me è anche peggio della Listerine, una volta ho provato e aiuto, super super mentolato, ma a lui piace, quindi tendo a ricomprarlo. Poi sempre lui ha terminato Oral-B Pro Expert filo interdentale, lui ha detto che si trova bene, uno dei migliori e ci fidiamo. Per quanto riguarda il corpo, ho terminato Eco Ricarica dell'olio doccia antisecchezza di SVR. Un po' l'ho travasato come detergente per il viso in un pack riciclato perché comunque mi piace, un po' l'ho utilizzato proprio sotto la doccia in un dispenser grande perché sono un litro di prodotto, mi piace, è sempre un prodotto classico per me, è un olio doccia che deterge bene, lascia la pelle morbida, setosa, sul viso è fantastico, lascia la pelle morbida, detersa, luminosa, insomma, l'eco ricarica più che apprezzata. Poi come bagno schiuma ho terminato l'erboristica d'Atenas, Sogni Orientali, mousse doccia peperosa e vetiver, 98% di ingredienti naturali, 200 ml di prodotto. Allora, non è una mousse doccia, è un gel doccia classico. Mi sono trovata molto bene, innanzitutto per la profumazione, perché era un po' piccantina, ma non invadente, quindi è super energizzante. Ma poi mi è piaciuto molto come lascia la pelle. Era una texture in gel un po' gelatinosa, faceva pochissima schiuma, ma lasciava la pelle setosissima, liscissima, quindi super super apprezzato. Non so se c'è ancora, se le rivendono ancora, ma questo mi è piaciuto veramente tanto. Amato tantissimo da Natura allo zenzero. Mi avete detto che questi prodotti si trovano in un negozio che da me non c'è, ma ho visto che su internet si può reperirli e meno male perché sono davvero dei ottimi prodotti. Anche questo aveva una profumazione di zenzero piccantina, ma non invadente, buona da morire, ma anche il bagno schiuma era fantastico, morbido, lasciava la pelle liscissima, morbidissima. Quasi idratata, veramente super super consigliato, non andava assolutamente a seccare la pelle, dice di contenere acqua di zenzero bio e estratto di zenzero, pelle idratata e tonica, infatti è tonificante, vi dà proprio l'idea di idratazione, buonissimo. Io ho i capelli che sembro scappata di casa, ma ormai non hanno più forma, si sono allungati. Terminata sta caccata di Biovena, l'acido salicilico Super Cleanser Face and Body, non mi è piaciuto per niente, ve l'ho messo anche nei prodotti bocciati. 200 ml di prodotto, era una pappetta nera che non si emulsionava con l'acqua, cascava per doccia, non faceva
nessun tipo di detersione, nessun tipo di esfoliazione, secondo me neanche per il viso, figuriamoci per il corpo, bocciatissimo, sembrava di lavarsi con il fango. Mi avete detto che anche quella è la vitamina C, così io ce l'ho, ma mi sa che lo regalerò perché è stato veramente una tortura. Terminato un altro prodotto per disperazione, questa crema nutriente viso e corpo con burro di karité di balea, sono 250 ml, l'avevo presa con l'idea che fosse una crema molto simile alla Nivea, invece questa era molto fluida, faceva troppa shea bianca, non aveva nessun effetto nutriente, non idratava, non elasticizzava. L'unica nota positiva di questo prodotto è che aveva una profumazione di peonia buonissima, per il resto mai più, veramente bocciato. Per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo Aqua Revive siero idratante con acido ialuronico e alghe marine della Gliss. Era un gel per i capelli che io lo applicavo prima di andare ad asciugarli. Devo dire che non mi è andato a appiccicare i capelli, non me li ha appesantiti. I capelli comunque erano belli morbidi e luminosi, mi sono trovata bene. Non posso dirvi che questo è stato un prodotto che ha fatto la differenza nella mia routine, perché comunque il grosso fa lo shampoo e altri trattamenti, però questo era carino, aveva anche una profumazione carina. Questo sicuramente ha fatto la differenza, è il Shine Maschera da notte illuminante nutriente di Grow Gorgeous, di cui vi ho parlato nei prodotti super top. Questa è una maschera buonissima perché è una maschera che va applicata sul cuoio capelluto e capelli, ha un effetto lisciante, levigante, illuminante, purificante e ristrutturante. Non l'ho mai tenuta tutta la notte, però l'ho tenuta tutto il giorno e lascia veramente i capelli spaziali, luminosi, ristrutturati in profondità, ma proprio anche la fibra del capello levigata. È un prodotto fantastico da avere assolutamente. Infatti dice maschera notte illuminante, stop, pensavo che diceva qualcos'altro. È un prodotto che ricomprerei sicuramente perché fa veramente la differenza. Non lo utilizzavo sempre, ma una volta alla settimana. Ha anche un potere rafforzante sui capelli. Secondo me è così perché applicandolo anche proprio sul cuoio capelluto va leggermente a sfogliarlo grazie agli alfa idrossiacidi, ma poi proprio li ristruttura dalla radice. Mi sono trovata divinamente con questa, in più va a regolare proprio la produzione di sebo perché è una maschera che fa parte della linea Balance, quindi bilanciante. Poi andiamo al viso, qua ci spostiamo. Ho terminato i dischetti della Sien della nuova formulazione 100% cotone, mi trovo bene, sono dei dischetti che io prendo in emergenza, poi detergenti a questo giro niente, tonici. Allora, per disperazione ho terminato questo tonico alla niacinamide al 10% di One Think. Non mi è piaciuto perché 100% niacinamide, appunto al 10% un principio attivo proprio concentrato, ha un effetto super irritante sulla mia pelle a queste percentuali, mi andava a rossare la pelle, a sensibilizzarla, non ho visto nessun beneficio, anche se ahimè i prodotti coreani, cioè ahimè io li amo i prodotti coreani, però questo come proprio attoppato non era per niente delicato, l'ho smaltito sul décolleté, sul corpo col dischetto giusto per non buttarlo, però non ve lo consiglio perché i tonici con un principio attivo così alto potrebbe risultare irritante. Amato tantissimo il mio tonico addolcente di Comfort Zone della linea Punta Essential, un tonico lenitivo, tonificante, idratante pazzesco, me lo sono goduto tantissimo, 380 ml di prodotto, mi è dispiaciuto quando è terminato, tanto è buono che non mi ha mai stufato, era il mio tonico del mattino e della sera, a prescindere da come si sentiva la mia pelle, mi lasciava la pelle morbidissima, indicatissimo per tutti i tipi di pelle, perché è proprio un prodotto essenziale da mettere all'interno della routine, super super top, ma Comfort Zone non delude mai perché mi è passato tutto. Poi ho terminato un po' di siero, ho terminato questa ampoule al 24 carati gold di Sur Medic, questo era un essence siero con all'interno delle particelle d'oro, sono 100 ml di prodotto quindi mi è durato tantissimo e dentro, adesso c'è l'acqua perché l'ho lavato, ci sono proprio delle particelle d'oro. Mi è piaciuto tantissimo, è un pool di peptidi, allora pupi,
andata sotto, è un pool di peptidi, acido ialuronico, collagene, anti-age, andava veramente a illuminare la pelle, a idratarla, elasticizzarla proprio. Si sentiva che è un prodotto un po' più ricco rispetto ai sieri normali, che agiva proprio sugli aspetti anti-age, andava a rassodare la pelle, la compattava tantissimo, buonissimo prodotto, ma è durato tantissimo. Adesso esce il sole, cioè non si capisce più. Poi ho terminato il mio amatissimo siero di SVR alla vitamina C, buonissimo siero. Sono tutti un po' similari. Io i sieri alla vitamina C li paragono sempre a questi di farmacia, al mio amatissimo della Roche-Posay, che io amo follemente. È uno dei miei preferiti, ma non è il mio migliore in assoluto. Questo è buonissimo, è un siero oleoso, ma a tocco secco, andava a idratare molto bene la pelle, a levigare la grana della pelle, perché con costante utilizzo si vedeva proprio la differenza sulla grana della pelle, lasciava la pelle luminosa, compatta, idratata, super tonica e levigata. Mi è piaciuto veramente veramente tanto. L'unica pecca, appunto, che è leggermente oleoso, quindi inizialmente potrebbe dare fastidio, però vi assicuro che è un buonissimo buonissimo prodotto. Non è al pari di quello della Roche-Posay, perché la Roche-Posay ha quella bellissima cosa che quasi tutti i sieri che fa, quell'effetto rimpolpante non attivo. Questo non aveva un effetto rimpolpante, però come vitamina C era molto molto buona. Parlando sempre della Roche-Posay, ahimè non mi è piaciuto il siero al retinolo. Non ve ne ho parlato perché retinolo è uno degli attivi che va utilizzato con continuità lunga, anche se io con la mia età gli effetti del retinolo li vedo sulla grana della pelle, sulla compattezza, sulla luminosità, sul capitale dell'idratazione, su come stimola appunto l'idratazione, su come mantiene la pelle. Non vi posso parlare delle rughe, quindi rughe, macchie non saprei. È vero che il retinolo su di me ha anche proprio questo effetto stimolante di luminosità. Con questo prodotto, infatti, non ve ne ho parlato perché non me ne sono fatta un'idea dall'inizio alla fine. Sono arrivata alla conclusione che non mi è piaciuto perché effettivamente non ho visto nessun effetto, cioè se non un effetto idratante e compattante, però niente di che. Ho provato altri tipi di prodotti a base di retinol, retinaldeide, eccetera, che hanno avuto i risultati più tangibili e visibili. Questo purtroppo non mi è piaciuto, ma non vi saprei neanche dire, cioè dire che è troppo blando, secondo me non è neanche giusto. Però per il mio tipo di pelle sembrava veramente acqua fresca, quindi questo e anche quello alla niacinamide, se mi ricordo bene, non mi ha proprio fulminato, ma questo a retinolo mi ha abbastanza deluso, quindi io personalmente non ve lo consiglio, ma poi sapete che tutti i prodotti sono soggettivi, cioè tutte le opinioni sono soggettive. Poi ho terminato Supra Radiance Detox Serum Eclat di Lirac. Questo è un altro prodotto che mi è piaciuto tanto. L'unica cosa è che aveva all'interno queste micro pagliuzze che non mi hanno fatto impazzire, perché vanno a enfatizzare ovviamente la luminosità. In realtà è già un siero che il suo originale, il Hydragenious, già rimpolpa, idrata e illumina, perché la pelle quando è idratata è illuminata. Questo aveva queste particelle, quindi l'ho utilizzato al mattino. Ho visto un effetto detossinante? No, non ho visto niente di così sfavillante. Il suo fratellino, quello classico, fa molto molto di più. Quindi se cercate un prodotto che vi lavori sulla grana della pelle, che vi illumina la pelle ulteriormente, questo lo fa, ma solo perché è all'interno delle pagliuzze, altrimenti c'è di meglio. Poi ho terminato due contorno occhio, ho terminato questa, la vitamina C di Garnier. Qua dice con niacinamide, caffeina, vitamina C e polvere di banana, contorno occhi spento e opaco, sono 15 ml di prodotto. Un contorno occhi che non mi ha detto niente, sostanzialmente. Un contorno occhi leggermente giallino, aiuto io con questa allergia, ragazzi, non ce la posso fare. Va a minimizzare, diciamo, le ombreggiature nella zona contorno occhi se ce l'avete un pochino spenta, stanca, come per esempio sto scritto stamattina. Va a correggere, però non è un prodotto che fa da trattamento, secondo me. È idratante, sì, ma niente di che. Sicuramente adatto per un contorno occhi giovane e poco esigente. A me non è andato bene perché io
facendo la skincare del contorno occhi alla sera molto più strong, al mattino non mi ritrovo con un contorno occhi super esigente. Però io lo abbino sempre a un siero per il contorno occhi, da solo fa poco e niente secondo me. Un contorno occhi che mi è piaciuto è questo Dioptiride, crema correttrice rughe di Lerac. Questa è una crema a base di peptidi per andare appunto ad applicare nella zona contorno occhi. Io l'ho utilizzato come siero contorno occhi, è un buonissimo prodotto perché è una cremina che però si assorbe subito. Va subito a distendere la zona, lascia la zona più rilassata, più distesa e più levigata. Ha un finish non troppo asciutto, quindi permette comunque a grippare con l'altro contorno occhi che applicate. È un booster per qualsiasi tipo di trattamento contorno occhi che utilizzate. Io mi sono trovata bene, mi è piaciuto moltissimo e sinceramente per un tipo per questa tipologia di prodotto di questo marchio costa anche relativamente poco, cioè non supera neanche 20 euro e basta veramente veramente poco. L'ultimo prodotto terminato, questa crema Hydra Memory Rich Sorbet di Comfort Zone, un'altra crema amatissima, io l'ho amata alla follia. Questa è una crema appunto ricca e illuminante con l'estratto di pera, dice Hydra Glow, ma questo all'interno non conteneva assolutamente delle pagliuzze. Una crema ricca dalla texture leggera che idratava, rimpolpava la pelle in profondità. Col tempo, oltre ad andarla a idratare, a riparare, a mantenere l'idratazione, la illuminava tantissimo perché proprio andava a risanare la pelle. Era soffice, morbidissima come un culetto di un bambino, quindi fantastica. L'ho utilizzata tutte le mattine per tutto l'inverno, non ho mai patito sbalzi termici, non ho mai patito freddo caldo, la mia pelle non è mai impazzita perché questa crema è fantastica, dava tutto ciò di cui aveva bisogno, veramente ottima. Io le creme di Comfort Zone, cioè, li ritengo intelligenti. Ho utilizzato l'inverno scorso la linea lenitiva, mi era piaciuta tantissimo e anche questa secondo me è fantastica. Cioè, io la ricomprerei, sapete che ho amato tantissimo anche il siero, costano ma durano tanto e funzionano. Non a caso questi prodotti, 1, 2, 3 stelle. Li utilizzano nei centri estetici perché sono proprio prodotti basici ma non tanto scontati e funzionano veramente veramente bene, super super consigliato per chi ha una pelle secca e disidratata. E niente ragazzi, scusate se continuo a toccarmi il naso ma c'è un po' di polvere, qualcosa in giro che mi dà fastidio. Spero di esservi stata utile, mi dispiace se ho finito poche robe rispetto al solito, però sto dando fondo proprio alle robe aperte, non ne apro altre nuove perché così con l'arrivo del caldo si aprono le porte alla nuova skincare. Fatemi sapere se conoscete qualche prodotto, se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!